Caserme aperte, oggi ci troviamo presso la caserma Berardi dove c'è il 232esimo reggimento, siamo con il comandante. Che significa questa manifestazione? Beh, guardi, questa manifestazione è estremamente importante per noi delle forze armate e noi siamo qui, io ho l'onore e il privilegio di comandare il 232esimo reggimento trasmissioni qui ad Avellino e quello che ho potuto vedere oggi è una sinergia che c'è tra la popolazione di Avellino e il personale della caserma, quindi noi soldati, e questa sinergia sicuramente è sintomo che i valori che noi rappresentiamo rappresentano ancora qualcosa di importante per la popolazione. Una manifestazione, diciamo, aperta al pubblico, ma soprattutto per le nuove generazioni, i bambini. Certo, questa è una cosa estremamente importante, che anche i bambini fin da piccoli possano coltivare i valori che noi rappresentiamo, e quindi chiaramente questo per noi rappresenta un motivo importante di unione ancora una volta, con la popolazione locale. Insieme al comandante abbiamo il prefetto di Avellino, che è nuovo, è arrivato da poco qui in città. Come trova questa caserma? Beh, questo è un battaglione estremamente tecnico. Non posso dire niente sull'indispensabilità del sistema trasmissioni, soprattutto adesso che andiamo a operare in scenari non proprio accoglienti per le forze armate. Tecnicamente devo lasciare la parola al comandante. Però le trasmissioni sia su uno scenario militare sia, e questo dobbiamo rimarcarlo, su un possibile scenario di emergenza civile, di emergenza di protezione civile, risultano primarie. Noi sappiamo che puntualmente quando vi è una situazione di crisi, quelle che vengono meno sono le trasmissioni ordinarie. Se non abbiamo la possibilità di ricorrere a questi sistemi, che il comandante mi ha illustrato un attimo fa, estremamente aggiornati, ormai informatizzati, digitalizzati, insomma, con tutte le migliori attrezzature, se non abbiamo la possibilità di ricorrere a questi sistemi, saremmo in grossissima difficoltà. E nello stesso tempo, oltre al sistema trasmissioni, anche la logistica, che è in confondo sempre, reggimento e battaglione, vabbè, una struttura del genere può mettere in campo in tempi brevissimi, risulta utile e anzi indispensabile. Una manifestazione il 4 novembre che non deve essere tralasciata, va ricordata, anzi va fatto ancora di più per sottolineare quello che è il compito delle forze armate. Beh, innanzitutto rendere gli onori ai caduti, a coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria, è indispensabile, e anche in quest'epoca dove abbiamo tanti sgomitamenti, abbiamo tante reazioni insulse, è estremamente utile. È estremamente utile ricordarlo anche tramite i ragazzini delle scuole, come poc'anzi accennavate. L'esperienza ci insegna che il ragazzino è un veicolo eccezionale per portare un cambiamento al genitore, che di solito è meno sensibile, come tutti noi ormai anziani, il genitore è meno sensibile. Il ragazzino è un veicolo che funziona, devo dire. E quindi con l'impiego delle forze armate in scenari militari per propugnare la pace, non sto a parlarvi della missione Mare Nostrum, della prossima Frontex, eccetera. Per portare la pace, torna utile e torna di insegnamento alle generazioni nuove. Comandante, noi vi ringraziamo per l'opera che prestate per i cittadini. Volete fare un appello in particolare a qualcuno? Appelli chiaramente non competono a me, ma sicuramente vogliamo rappresentare ancora una volta in questa circostanza i valori dei quali noi siamo custodi, e che chiaramente vogliamo coinvolgere quanto più possibile anche tutti coloro che non vivono la nostra vita direttamente, ma vogliamo che improntino la loro vita anche ai valori che noi rappresentiamo. Noi vi ringraziamo del vostro contributo e vi auguriamo comunque un buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie.